quello qua, Ginocchio. Francesco, un pareggio, diceva anche il tuo allenatore, nel complesso giusto, nel primo tempo meglio il Pisa, nella ripresa abbiamo sofferto un pochino l'Ascoli, prendendo le misure forse un po' tardi, diciamo dopo il loro gol. Sì, purtroppo diciamo abbiamo fatto un bel primo tempo, eravamo riusciti a passare in vantaggio, poi i primi 20 minuti diciamo del secondo tempo siamo abbassati un po' troppo, loro hanno trovato il gol, dopo siamo riusciti diciamo di nuovo ad attaccare, di nuovo a prendere un po' il predominio del campo, però era difficile anche perché a quel punto lì della partita subendo anche un po' la stanchezza, la paura comunque di perdere e quindi non era poi facile ribaltare di nuovo il risultato. Sei entrato proprio nel secondo tempo in una squadra che ha tantissime alternative, oggi è rimasto fuori Giovinco, siete tutti consapevoli che chiaramente può capitare di giocare un po' di più e a volte di meno. Sì, dobbiamo pensare al gruppo e al nostro obiettivo, che è un obiettivo importante, quindi dobbiamo mettere diciamo al di fuori il nostro io e pensare alla squadra, quindi ogni volta che il mister ci chiama in causa cercare di dare il massimo per il Pisa. Sei subentrato, come dicevamo, nel corso della ripresa, ti abbiamo visto, anche se era una fase nella quale insomma gli schemi erano un pochino più saltati, però più seconda punta rispetto magari ad altre circostanze nelle quali avevi fatto l'interno o l'esterno. Sì, sì, il mister sa che mi può utilizzare in più ruoli, quindi durante l'anno ci sta, poi dipende come si mettono le partite, quindi posso giocare sia da interno che da seconda punta che da esterno, quello lì non è un problema. Il mister lo sa, quindi sa che mi può sfruttare in più posizioni. E molti dicono che queste due sono le squadre più forti del campionato, è anche la tua impressione? Pisa e Ascoli. Credo di sì, anche loro sono un'ottima squadra, il campionato è lungo, è un campionato comunque difficile e noi dobbiamo pensare al nostro campionato e andare al massimo in tutte le partite. Dispiace perché sia contro il Pontedera che comunque penso anche alla gara contro tutto sommato la Reggiana pesano più che il pari di oggi, forse pesano sempre quei due pareggi interni nei quali avremmo meritato qualcosa in più per una vittoria che ora manca da Savona, sembra un'eternità, e domenica prossima contro il Grosseto oltre alla prestazione servirà anche provare come avete fatto oggi, del resto insomma sì, ci saranno i tre punti. No, no, hai perfettamente ragione, quanto sia con la partita con la Reggiana che col Pontedera, magari due partite in casa abbiamo creato tanto però non siamo riusciti a vincere. Oggi è una partita diversa per le altre due, quindi dobbiamo cercare subito da Grosseto di raggiungere i tre punti. C'è anche Leo Perez, facciamo una battuta al volo anche con l'attaccante dell'Azzurro e ringraziamo Bianconero, ringraziamo Francesco Finocchio in questa dopo partita. Ciao. Eccolo qua, Leonardo Perez che ha ritrovato il Pisa, bene, tutto a posto. Il più classico dei gol degli ex, in una partita combattuta, equilibrata, un tempo per parte, è stato proprio un tuo gol a rimettere in piedi questa partita. Che impressioni ti ha fatto ritrovare il Pisa e un giudizio su questa partita? È stata un'emozione unica giocare contro la mia ex squadra, però l'impressione è stata una bellissima partita, due squadre forti, partita aperta senza nessuno che ha chiuso gli spazi. Il Pisa al primo tempo ha fatto qualcosina meglio, il secondo è stato diciamo tra virgolette un dominio nostro, niente, però siamo contenti, niente, l'importante è che siamo riusciti a pareggiarla, anche se abbiamo un po' di rammarico per le occasioni un po' sprecate anche mie da qualche mio compagno. Sono queste secondo te le due squadre che possono lottare per il primo posto? Io spero di sì, poi alla fine non si sa, spero di sì. Grazie a Leonardo. Ciao. Perez, avviciniamo anche il secondo. Ciao. 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 Ciao.